Benvenuti a questo mercoledì di Scienze Politiche dal titolo Il turismo religioso nel nuovo millennio, continuità e trasformazione tra transnazionale e locale. Il tema che sarà trattato oggi con contributi differenti dalle persone che siedono accanto a me in questo tavolo riguarda appunto il tema del turismo religioso e il tema del pellegrinaggio, a partire dalla pubblicazione di un testo di una curatela curata appunto dalla professoressa Giacalone e dal professor Kevin Griffin dell'Università Irlandese di Dublino, Local Identities and Transnational Cults Within Europe. Quindi è un testo che raccoglie diversi saggi e ne raccoglie alcuni di un convegno che il Dipartimento di Scienze Politiche organizzò nel 2014 proprio su questo tema del pellegrinaggio, culti e turismo religioso. Questo convegno è uscita fuori una pubblicazione di Amorlacchi e in seguito una collaborazione appunto con il professor Griffin e la professoressa Giacalone, che ha portato appunto al testo che presenteremo questa sera e che sarà il punto di partenza di riflessioni sul tema del turismo religioso nel pellegrinaggio. Io mi permetto di rubare soltanto 5 minuti ai diversi relatori con alcune considerazioni generali, soprattutto sui termini turismo religioso e pellegrinaggio, e a volte è la confusione che caratterizza l'utilizzo di questi termini, che a volte vengono appunto utilizzati come se fossero sinonimi, forse parte del linguaggio comune ne possono essere, però ad un'analisi forse un po' più attenta delle differenze, delle caratteristiche peculiari di ognuno, ovviamente sono invece presenti. Ora, il pellegrinaggio è sicuramente uno dei fenomeni più comuni alle società in genere, è una caratteristica sicuramente importante delle principali religioni del mondo, del cristianesimo, dell'ebraismo, dell'induismo, dell'islamismo, dell'ebraismo e sicuramente anche ovviamente del cristianesimo. E il turismo religioso è una delle pratiche turistiche che negli ultimi anni ha visto aumentare esponenzialmente la numerosità dei soggetti che si spostano appunto per motivazioni che potrebbero essere principalmente religiose, ma che poi invece non lo sono completamente. Quindi i viaggi religiosi sono diffusi moltissimo negli ultimi decenni e occupano un segmento che è sempre più rilevante nel turismo internazionale. E si sono evoluti, e questo è anche l'aspetto interessante, acquisendo delle forme organizzative che sono maggiormente formalizzate e in alcuni casi anche maggiormente standardizzate rispetto ad una pratica invece che non aveva alcun tipo di organizzazione fino forse a una ventina di anni fa, dove c'era uno spontaneismo forse più evidente. Attualmente sicuramente i luoghi sacri possiamo dire che agiscono come dei forti attrattori turistici, quindi il luogo sacro al pari di altre risorse diventa un vero e proprio attrattore turistico e attirano non soltanto quei soggetti che sono alla ricerca della propria realizzazione spirituale, quindi non soltanto da una motivazione prettamente religiosa, ma anche da quei soggetti che sono mossi da motivazioni meno religiose, maggiormente secolari, forse sicuramente più laiche da questo punto di vista. La situazione però nei confronti del turismo religioso si sta spostando verso quello che viene definito il postmodernismo ed emergono sicuramente delle evidenti discontinuità, delle discrepanze tra il vecchio paradigma che utilizzava solo ed esclusivamente la dimensione religiosa quando faceva riferimento al pellegrinaggio e altri framework, altri punti di riferimento differenti. Soprattutto gli importanti cambiamenti che il viaggio ha subito nella società attuale, tra i quali il rinnovato benessere fisico e psicologico, l'affermazione di nuove pratiche turistiche che valorizzano la dimensione culturale ma anche la dimensione esperienziale del viaggio, ha
hanno sicuramente contribuito a modificare i paradigmi e le teorie sul pellegrinaggio e sul turismo religioso. E quindi nuovi significati, nuove pratiche fanno sicuramente sempre di più convergere il turismo religioso e il pellegrinaggio. Non voglio io rubare altro tempo alle relazioni. Ultimo riferimento in particolare al testo, prima di passare la parola alla professoressa Giacalone. Il testo ha un grande pregio per me, perché mette in evidenza le diverse possibili letture che possono essere date del fenomeno del pellegrinaggio, sottolinea la diffusione di alcuni culti in Europa e non soltanto ovviamente in Europa, perché fa riferimento anche a culti per esempio del Brasile, e il testo soprattutto cerca di evidenziare ritrova un filo rosso tra le diverse pratiche, diversi culti locali che sono descritti nel testo, e offre sicuramente una numerosità di chiavi interpretative di un fenomeno che è sicuramente complesso, prendendo in considerazione prospettive molteplici, quella appunto religiosa, quella storica, quella politica e anche sicuramente quella turistica. Quindi io passerei la parola al professoressa Giacalone, chiedendolo appunto di raccontarci un po' la storia di questo testo. E poi proprio di evidenziare anche questa importanza del culto e del culto locale, come il culto locale non è poi soltanto un culto locale, ma molte volte anche esportato dal luogo dove nasce, nel territorio anche di residenza, no? Delle persone che non vivono più nei loro luoghi abituali, ma si spostano. Ringrazio la collega. Allora, come diceva Paola, nel 2014 io ho organizzato un convegno internazionale sul tema del programma di religioso in dipartimento, perché faccio parte di una rete europea di antropologi Ferretro, a cui hanno partecipato colleghi di 14 università, molte dell'est, Ungheria, Serbia, Polonia, diversi colleghi francesi e altri italiani. Perché dico questo? Perché diciamo, in quel momento ci interessava anche una riflessione sul pellegrinaggio tra cattolici e ortodossi, perché naturalmente anche nella cultura ortodossa e quindi nei paesi dell'est ci sono pratiche molto interessanti, diciamo, che riguardano questo settore, mentre per quello che, sempre parlando naturalmente di cristiani e dei protestanti, non essendoci il culto dei santi, c'è naturalmente un rapporto molto diverso con i luoghi che segnano, diciamo, queste appartenenze. Va anche detto che gli antropologi italiani si occupano di queste tematiche da moltissimo tempo, e naturalmente lo dico per gli studenti che sono qui, che certamente non conoscono questi autori. Clara Gallini nel 1971 scrisse uno dei primi testi che riguardano i pellegrinaggi, in questo caso in Sardegna, le feste lunghe in Sardegna, Anna Bella Rossi le feste dei poveri, sempre in quegli anni, e poi dopo di loro tanti antropologi. Naturalmente l'attenzione che noi antropologi abbiamo rispetto a questo tema sono molteplici, perché il santuario è quello che Marcel Mauss avrebbe definito un fatto sociale totale. Con fatto sociale totale noi intendiamo uno di quegli elementi che diventano il sociale, che diventa una specie di prisma della società, nel senso che attraverso il sistema santuario noi possiamo leggere molti fenomeni connessi. In primo luogo certamente quello religioso, ma anche qui diciamo sottolineando una differenza tra quella che è l'istituzione, quindi i culti ufficiali, e invece la religiosità popolare, che invece spesso si esprime nei santuari, in particolare nei santuari terapeutici, cioè quelli dove ci sono santi che guariscono, o culti legati alla Madonna, tanto per intenderci, dove il corpo devoto diventa centrale, vale a dire proprio la corporeità del soggetto che si mette in relazione con una individuo che consiglia naturalmente superiore, che è il santo. Parlo di corpo devoto perché nei santuari terapeutici parliamo di corpi che si strofinano sulla pietra dove c'è stato il santo, persone che toccano le reliquie o i quadri, qualcosa che, diciamo, per certi aspetti la religione cattolica ufficiale considera idolatrica, un termine che io non condivido, ma che comunque, diciamo, si presta, diciamo, a riflessioni di altro tipo, e dove invece a me sembra la cosa centrale sia proprio questo bisogno di contatto con
riferimento, della figura che la persona considera in qualche modo il santo per affidarsi, che sia Santa Rita, che sia San Pio, che sia la Madonna. E dunque c'è una relazione tra corpi che richiede naturalmente anche una dimensione del viaggio. Il viaggio è centrale nel pellegrinaggio, perché ci si sposta dalla propria casa a un luogo che consideriamo ovviamente importante, un luogo santo, un luogo altro, dove c'è la potenza del santo, o della Madonna, oppure il Santo Sepolcro, come dire, possiamo naturalmente riferirlo a tanti aspetti. E naturalmente il viaggio più famoso è quello verso Santiago di Compostela, che naturalmente è il viaggio, diciamo, quel pellegrinaggio per antonomasia, che è molto interessante dal punto di vista storico, perché Santiago, diciamo, nasce come pellegrinaggio quando non si poteva più andare in Terra Santa, perché naturalmente c'era una presenza musulmana, e dunque c'è uno spostamento, diciamo, dall'est all'ovest, e si creano due poli del pellegrinaggio in occidente, che sono Santiago di Compostela e Loreto in Italia. E tra l'altro si dice che la casa di Maria spostata dagli angeli, quindi veramente uno spostamento fisico. Allora il viaggio è importante perché è la fatica fisica anche qui del corpo che deve arrivare al luogo, e il viaggio è un viaggio di conoscenza di sé, è un viaggio che porta a una comprensione, come dire, anche di isolamento, quindi è un percorso personale che uno può rendere collettivo con altri. Poi dopo il viaggio c'è, quindi insieme al viaggio c'è la motivazione, perché io vado in un luogo e vado a cercare qualcosa che evidentemente non trovo nella vita quotidiana, quindi il rapporto con la divinità o comunque con ciò che noi riteniamo enti a cui ci possiamo affidare. Naturalmente in una società secolarizzata e laicizzata come la nostra, il problema non è come mai i santuari e i pellegrinaggi siano ancora presenti. La cosa non ci dovrebbe stupire, perché siamo in una società in cui i punti di riferimento, in cui, diciamo, l'aggregazione a realtà forti è in crisi, e dunque a volte il problema di affidamento o del cercare un bisogno, no, di un'espressione di un bisogno personale, di un dolore, in qualche modo espresso. I santuari sono luoghi di emozioni, di radicalità, di bisogno di rassicurazione. E dunque io, che ho studiato il culto di Santa Rita, non solo a Caccia, a Morena, ma l'ho studiato in Francia, sia a Nizza che a Parigi, sono stata anche a Granada, e l'ho trovata, diciamo, in America Latina, l'ho trovata, e uno si chiede perché affidarsi, no? Che senso c'ha in un mondo in cui la medicina ha un alto livello di competenze, che senso può avere? Eppure, quando io vedo le donne che, appunto, che pregano un santo, un soffino, una statua, che in qualche modo quell'altro dei bigliettini, beh, io credo che comunque c'è l'attivazione di speranza, mettiamola così, che non dà niente a nessuno, che non entra, secondo me, neanche in conflitto con l'istituzione, se vogliamo capire fino in fondo il senso di questi comportamenti. E dunque oggi il pellegrinaggio e anche il turismo religioso sono fenomeni in realtà molto presenti, che tengono conto anche dei cambiamenti legati alle abilità. Significa che i pellegrinaggi transnazionali sono molto più presenti una volta. Ci si sposta da un posto all'altro, tanto in Ugole, piuttosto che a Lourdes, piuttosto che a Santo Sepolcro o a Santiago, perché diventa un viaggio anche ecologico, spirituale, di riflessione. Abbiamo i miracoli in rete, sui blog dei santuari, abbiamo i miracoli in televisione, cioè, come dire, le forme e le modalità sono cambiate. Forse i giorni sono rimasti, diciamo, più presenti. Va anche detto che negli ultimi 20 anni le riflessioni delle scienze sociali su queste tematiche si sono molto ampliate. Prima citavo gli antropologi italiani, ma direi che ci sono anche altri due, diciamo, grandi filoni di studi sul pellegrinaggio religioso, sia in Francia che in Inghilterra.
In Francia sicuramente il Prole è stato uno degli autori che più si è occupato di questo, cercando di entrare in queste dinamiche, ma forse diciamo, gli autori più famosi degli ultimi anni sono proprio anglosassoni, che tra l'altro spesso sono protestanti e quindi hanno un approccio con queste tematiche molto più, come dire, esterno a quello che è vissuto invece diciamo, del pensiero cattolico. Diciamo che per gli inglesi ci sono autori che partono dalla riflessione della questione sociale di Durkheim per considerare il pellegrinaggio come delle forme di identità collettive, sia locali che nazionali. Ricordo il testo diciamo, più importante di Victor Tarder, che è proprio sul pellegrinaggio, tra l'altro il testo di Tarder è interessante per cui è un protestante che si era convertito al cattolicesimo e dopo decide appunto di occuparsi del pellegrinaggio. E dice che il pellegrinaggio è un rito iniziatico, un rito di passaggio che serve diciamo, alle persone che lo compiono per creare una sorta di comunità temporanea, una comunitas nella quale ci si riconosce, dove ci sono relazioni paritarie, non ci sono più le distinzioni di classe o di ruolo, e in qualche modo si condivide un'esperienza corporea, spirituale o anche di altro genere collettivamente. Ma naturalmente ci sono altri autori come Ritter che invece sottolineano come l'aspetto economico oggi sia quello prevalente invece in queste realtà, perché il marketing religioso è una realtà molto presente soprattutto nei santuari più importanti, anche qua potrei citare Wood o Giovanni Rotondo, tanto per ricordare due luoghi, e dove quindi c'è una realtà economica diciamo, parallela a quella spirituale. Va quindi, diciamo, in qualche modo sottolineato quanto il santuario abbia una, diciamo, più elementi e potremmo parlare di un ambito polisemico. Perché? Perché in realtà i punti di vista sui santuari sono vari. Uno è certamente quello dei pellegrini, della loro motivazione, perché ci si sposta in un luogo e si cerca di arrivare alla meta. C'è il punto di vista degli abitanti delle città in cui sono santuari importanti che vivono spesso del turismo legato diciamo, alle figure, potremmo citare Cascia, ma forse anche Assisi da questo punto di vista, cioè Assisi certamente vive anche di altro, ma comunque sono città che fanno dell'aspetto religioso un aspetto diciamo, molto importante. Poi c'è l'economia locale, quindi diciamo, ristoranti, alberghi, le cose di souvenir che hanno invece un punto di vista certamente più di carattere economico. Infine c'è anche la politica, perché naturalmente un santuario può essere utilizzato a fini politici in senso positivo o negativo, perché naturalmente l'importanza di una figura di un luogo segna e può essere importante per il senso stesso diciamo del luogo. Pensiamo alla Terra Santa, che è quello che naturalmente significa diciamo in quel territorio essere cristiano cattolici in un territorio israeliano, come dire, tutto quello che sapere comporta. Dunque è chiaro che quando perciò parlavo appunto di fatto sociale totale, perché certamente il santuario ha tutti questi aspetti e quindi non possiamo spesso limitarci a leggerne uno solo. Va anche detto che oggi ci troviamo di fronte a delle forme di pellegrinaggi laici molto particolari che a volte vengono chiamate trasgressivi. Parlo di pellegrinaggi alle tombe delle star del rock and roll come Elvis Presley in America o anche Jim Morrison a Parigi. Sono, come dire, pellegrinaggi particolari che però esistono, dove le persone vanno nelle tombe di questi diciamo giovani eroi morti e li lasciano accendini, bottiglie di vino, sigarette, graffiti, come dire, è un culto per ricordo. E sarebbe interessante capire perché esistono nei pellegrinaggi a soggetti che naturalmente non sono né santi né santificati, ma che rappresentano evidentemente di vite di riferimento, di vite al limite, che in qualche modo sono riconosciuti da una parte della gioventù. L'altro aspetto che a me sembra importante, che prima citava Paolo De Salvo, è appunto il turismo religioso legato al territorio.
perché naturalmente anche qua parliamo di eritage, di tradizioni legate alla vita del santo, al suo paesaggio, alle opere d'arte, quindi qualcosa che in qualche modo coinvolge il territorio nella sua complessità, e dunque parliamo anche di fenomeni e forme di particolarizzazione. Quando parliamo ovviamente di opere d'arte, di santuari che hanno un valore artistico, in cui certamente la valorizzazione di questa parte, diciamo, che riguarda l'arte, diventa qualcosa di molto importante per tutta per l'identità territoriale. Dunque assistiamo oggi a due fenomeni, dicevo, complessi, e soprattutto a questa, diciamo, trasposizione tra il culto locale e transnazionale. Che voglio dire? Che i culti sono sempre locali, perché ovviamente sono legati a personaggi specifici che sono vissuti in un luogo, oppure a, diciamo, immagini della Madonna venerate, ma che possono diventare transnazionali. In questo testo noi abbiamo proprio cercato di parlare di questo fenomeno, diciamo, ambivalente tra il locale e il transnazionale. Vi cito qualcuno di questi saggi per farvi capire un po', diciamo, di cosa parliamo. Ci sono studiosi francesi, italiani, irlandese e una polacca del testo. Per esempio, una delle autrici francesi, Lamotte, ha analizzato tutta una serie di santuari della zona dell'Andese, delle Madonne sportive. C'è Notre Dame del rugby, c'è Notre Dame dei ciclisti, e in questi santuari di testa voto sono magliette dei calciatori, oppure si venerano e si ricordano i giocatori scomparsi, quindi la Madonna protegge i giocatori, e questi vengono da varie parti, diciamo, anche oltre la Francia. Ancora più interessante è il culto di Santa Sara a Sainte Marie de la Mer, che si trova in Camargue, che è, diciamo, la santa patrona dei gitani. Quindi aggiungono la festa di Santa Sara, vengono i gitani o romani, come volete, dalla Francia, dall'Italia e dalla Spagna, per una grande festa collettiva. E qui, come dire, sembrerebbe una festa, diciamo, più tradizionale. In realtà questa festa e questo culto è arrivato in Brasile, perché in Brasile esiste una sovrapposizione tra gli orisci africani e i santi cattolici. È un processo naturalmente che è durato secoli, gestito in particolare, diciamo, un po' dai culti afro-brasiliani, ma diciamo che Santa Sara è andata a finire nei riti di Umbanda, che sono dei riti afro-brasiliani cattolici, insomma, africani e cattolici, e dunque Santa Sara, che è nera, è diventata una santa anche brasiliana. Oppure Giuliano, che ha studiato il culto di San Nicola a Bari, che è un santo venuto dall'Oriente, dove cattolici e ortodossi vennero lo stesso tanto, con modalità molto diverse, perché i cattolici lo fanno in un modo e gli ortodossi in un altro, senza entrare in conflitto. Naturalmente c'è uno spazio indicato a Santa Rita, ma non c'è solo il messaggio, diciamo, sul culto in Italia, ma c'è il culto di Santa Rita in Polonia, curato da una collega polacca, e il culto di Santa Rita in Irlanda. Proprio per fare capire come, diciamo, un piccolo paese dell'Umbria, questo culto in realtà si è diventato internazionale. È entrato sulla copertina del libro, tra l'altro c'è qualche vita, ma questa statua che voi vedete è stata donata dai libanesi, perché in Libano c'è un grande culto per Santa Rita, e questa è stata donata dalle piante di Beirut, che è una statua abbastanza pesante, che adesso si trova all'ingresso di Nasha. Quindi, come dire, transnazionalismo, anche pure un paese che noi pensiamo più musulmano che cristiano. Un'altra parte del testo, e che, come dire, anche per cui fa capire il transnazionalismo, riguarda il culto dei migranti arrivati in Italia. Perché naturalmente i migranti, arrivando, diciamo, in un altro paese, portano i loro culti, portano le loro immagini, portano i loro rituali. In particolare, diciamo, due saggi che trovo molto importanti, quello di Carlo Ruzzolin, che si occupa del culto del Nuestro Signore de los Milagros,
portato dai peruviani in Italia, dove si fanno due processioni, diciamo sia a Perugia che a Roma, attraverso il Corso d'Annunci, portando l'immagine sacra della natura dei Milagros, e che rappresenta uno dei fenomeni interessanti del cattolicesimo immigrazione, cioè di come i cattolici di altri paesi portano i loro culti in Italia. E sarebbe interessante capire quanto, diciamo, trovano, diciamo, una accoglienza, no? Da parte della Chiesa Cattolica, i riti che ovviamente sono diversi dai nostri, ma che rappresentano un altro modo di essere cattolici in Italia. Tra l'altro, molti delle persone che praticano questo culto in Italia raccontano di aver attraversato anche le frontiere, diciamo, per arrivare in Italia in maniera a volte clandestina, con l'immagine appunto della Signora dei Miracoli, da aiutati ad attraversare la frontiera. L'altro saggio che voglio ricordare è Daniele Barbuono, che invece ha studiato il culto della comunità cinese a Prato in un tempio buddista. Questo tempio buddista è, diciamo, il centro di riferimento dei cinesi, ovviamente di molte città in Italia. Come sapete, che a Prato c'è una comunità particolarmente importante, e questo tempio è un luogo di incontro sia per la vita sociale e religiosa, ma anche qui parla di un culto di complementarietà culturale, perché poi di fatto queste persone poi tornano nel paese di origine per praticare in maniera più precisa il culto buddista. Naturalmente potremmo citare altri esempi, ma io trovo importante capire come le persone, quando arrivano, si portano appunto il loro modo di pregare, di pensare al sacro. E dunque, se c'era prima una divisione che faceva anche Paola tra pellegrino e turista, io ci metterei anche il migrante. Non solo perché il viaggio riguarda tutti e tre, ma perché i migranti appunto portano i loro culti nei loro viaggi. E dunque, se il pellegrino ha una motivazione religiosa in maniera, diciamo, molto più sintetica, il turista è una finalità egoistica, il migrante è una finalità economica, mi pare che questi confini siano molto sfrangiati e porosi, perché in realtà si intrecciano. E spesso è difficile capire dove finisce il pellegrino, dove comincia il migrante e dove è il turista. Dunque, come dire, ci troviamo di fronte a una serie di fenomeni intrecciati, in cui religioso, economico, immigrante, appunto, si intrecciano, e che forse ci interrogano sulle nuove modalità con cui oggi si vive il fenomeno religioso, che possono aprirci degli spazi per capire in realtà quanto questa, diciamo, dimensione del sacro sia diversa, ma anche ineliminabile, se volete, diciamo, dell'atteggiamento con cui gli uomini si rivolgono a qualcosa che consideriamo trascendente, e che comunque ci interrogano sulle modalità del sacro, delle sue grandi connessioni. Grazie alla professoressa. Vorrei passare la parola alla professoressa Cristina Papa, e voglio dire che infatti una parte della letteratura sta proprio parlando di pellegrinaggio del landscape, no? Proprio per dare che considera, diciamo, questo landscape uno spazio esperienziale che coinvolge una numerosità di elementi materiali e immateriali che rafforzano proprio l'importanza del legame del pellegrinaggio proprio col territorio, proprio questo pilgrimage landscape, insomma, per dare un po' di valore a questo spazio di esperienzialità. E passo la parola alla professoressa Cristina Papa. Grazie agli organizzatori di questa iniziativa per avermi invitato a presentare questo volume, che trovo un volume molto interessante anche per i motivi di cui ha parlato la professoressa Di Salvo e la professoressa Giacalone poco fa, e cioè a dire che in fondo è un libro che ci fa interrogare su molti luoghi comuni che associamo al fenomeno religioso e che tendiamo anche ad associare al pellegrinaggio, come se la parola secolarizzazione, per esempio, fosse una parola
che riesce a farci capire la realtà contemporanea. Lo diceva la professoressa Giacalone all'inizio, diceva come mai dobbiamo domandarci come mai ancora i santuari e i pellegrinaggi siano così presenti e siano non in una situazione, come dire, di perdita di interesse, anzi. Allora io credo che dobbiamo interrogarci soprattutto su che cosa significa secolarizzazione. Ora, io ho coordinato, e la professoressa Giacalone è stata una partecipante di questo progetto, il progetto CLEAN, sul tema famiglia, religione e migrazione, a partire proprio dall'ipotesi che in realtà la religione oggi è ben lontano dall'essere un fenomeno superato, come insomma, in qualche modo una certa vulgata, una certa così senso comune, diciamo, tenderebbe a farci credere. E ci sono molti elementi che ci inducono a riflettere su questa presunta secolarizzazione del mondo contemporaneo. Certo, la religione nel mondo contemporaneo è vissuta con modalità diverse da come poteva essere vissuta 100 anni fa, 200 anni fa, o come potrebbe essere vissuta in culture diverse e in paesi differenti. E tuttavia, se guardiamo anche elementi estremamente, possiamo dire, evidenti, come per esempio il fenomeno dello jihadismo, il fenomeno della guerra santa, che viene considerato da alcuni membri della religione islamica come comunque un dovere e un obiettivo, ma anche se guardiamo a come alcuni politici, che non possiamo considerare, come dire, residuali di un mondo a parte, residuali, pensiamo per esempio, non so, a Trump o comunque a tutti i presidenti in genere degli Stati Uniti, come in genere mescolano l'appello alla religione, agli obiettivi della religione con i loro obiettivi politici. In realtà la religione diventa un sottofondo, possiamo dire, a cui viene fatto riferimento in modo costante. Ma pensiamo a come anche oggi il cristianesimo viene utilizzato a fini politici per marcare dei confini, anche da alcuni esponenti politici dell'Europa. L'Europa e le sue radici cristiane. Dobbiamo difendere le radici cristiane dell'Europa contro gli immigrati. Quindi la religione è continuamente evocata. E allora quello di cui ci dovremmo domandare, che ci dovremmo domandare, è perché noi continuiamo a pensare alla nostra società, dove io ho fatto qualche cenno, come una società secolarizzata. Ora, io ho alcune, evidentemente, alcune ipotesi. Intanto esiste un paradigma della trasformazione, che è un paradigma largamente ormai abbandonato dal punto di vista scientifico e che tuttavia continua ad essere molto presente nel senso comune, e cioè che esista una cesura forte tra quello che noi chiamiamo tradizione e quello che noi chiamiamo modernità. La tradizione è rappresentata dalla comunità, dal dono, dalla solidarietà, dalla religione. La modernità è caratterizzata invece dalla secolarizzazione, dal consumismo, dallo scambio monetario, dall'individualismo. Ecco, c'è qualcosa di vero, certamente c'è qualcosa di vero, nel senso che c'è stata una rapida trasformazione negli ultimi due secoli dell'Occidente.
ma è anche vero che questa opposizione, che era stata fatta propria dai padri della sociologia, pensiamo a Temis, pensiamo a Vilcaino, è poi stata messa in discussione perché non ci consente di mettere in evidenza quanto il presente sia nel presente, come dire, ci siano elementi che vengono considerati tipici del passato e quanto nel passato ci siano elementi che vengano considerati tipici del presente. Ora, questo aspetto della religione, se vogliamo, è inserito dentro questa prospettiva di carattere teorico generale. I padri dell'antropologia, penso a Fraser per esempio, o Taylor, ecco, immaginavano come nella trasformazione evolutiva della società si fosse passato attraverso tre stadi. Il primo stadio era lo stadio in cui gli uomini credevano alla magia, il secondo stadio quello della religione, il terzo stadio quello della ragione, come se appunto razionalità, modernità, secolarizzazione fossero un tutt'uno. I fenomeni di cui si parla in questo libro ci fanno ricredere sulla veridicità appunto di questo schema. Mi domandavo prima se poi in realtà questa sottolineatura di mancanza di cesura forte tra tradizione e modernità non ci spingesse in qualche modo a non considerare le trasformazioni. Invece le trasformazioni evidentemente vanno considerate. La religiosità nella contemporaneità è spesso una religiosità, se vogliamo, individuale, è spesso una religiosità che non si appoggia alle istituzioni classiche della, per esempio, in Italia, per esempio, della Chiesa cattolica. Questi eroi trasgressivi, pellegrinaggi trasgressivi, a cui faceva riferimento la professoressa Giacalone, il pellegrinaggio alla tomba di Jim Morrison, al Père Lachaise, al cimitero del Père Lachaise di Parigi, ci sta ad indicare che esiste una religiosità, se vogliamo, perché in fondo questa considerazione di Jim Morrison, questo attribuire, diciamo, a Jim Morrison gli attributi e gli onori che si attribuiscono ai santi, è in qualche modo una forma, come dire, se vogliamo, di religiosità anche anomala, ma è pur sempre un modo di ricerca di una di ricerca di modelli, di una ricerca di trascendimento che è caratteristica degli aspetti del sacro e del religioso. Pensiamo a come oggi forme di New Age, per esempio, siano molto diffuse. Pensiamo anche a forme di religiosità che si appoggiano anche ai grandi mezzi di comunicazione di massa. Pensiamo alla presenza, per esempio, del buddismo, che è diventato in Occidente abbastanza presente e che in qualche modo sembra rappresentare, forse anche per le forme con cui esso viene a essere praticato, più aderente a modalità del vivere contemporaneo. Ora, questa non opposizione tra tradizionale e moderno ci deve anche spingere a mettere in evidenza come anche il pellegrinaggio cosiddetto tradizionale non fosse alieno da quelle forme di ricerca del tempo libero, di consumismo, se vogliamo, che applichiamo al turismo religioso contemporaneo. Io ho vissuto una gran parte della giovinezza a Loreto, che è un classico santuario mariano
e ricordo benissimo nella mia infanzia come questo luogo era in certi periodi, ovviamente in certe ricorrenze, pieno di pellegrini. Ma questi pellegrini facevano soltanto un viaggio alla ricerca della spiritualità, facevano soltanto un viaggio di sacrificio o facevano anche un viaggio che aveva altri significati? Ora, la mia esperienza mi porta a dire che in realtà anche 50 anni fa, anche 70 anni fa, quando si andava in pellegrinaggio, si andava in pellegrinaggio anche perché era un momento di rottura dalla quotidianità, cioè c'erano fattori profani che erano insieme ai fattori religiosi. Quello che diceva la professoressa Giacalone prima, il pellegrinaggio come fatto sociale totale, in cui ci sono aspetti che sono possiamo dire religiosi ma anche economici ma anche ludici, non è soltanto una caratteristica del presente, è anche una caratteristica del passato. A questo proposito, sul libro mi sembra molto interessante un saggio, quello di Etienne, che è un autore francese, che parla di un pellegrinaggio che si fa nel Berry in Francia e in cui i portoghesi hanno una grande importanza perché poi tenuto in vita, possiamo dire, più che dai francesi nei portoghesi. Ecco, e in questa analisi di questo pellegrinaggio, Etienne riporta delle affermazioni di ecclesiastici dei primi del Novecento, i quali ecclesiastici erano estremamente disgustati dalla presenza, da un eccesso di presenza di persone che non erano, a loro dire, abbastanza devote, cioè che vedevano il turismo, che vedevano, scusate, il pellegrinaggio piuttosto come un momento per divertirsi, per uscire dalla quotidianità. E c'è un passo che è molto divertente di quando in un articolo uscito su un giornale religioso in cui c'era stato uno sciopero nelle ferrovie, dei ferrovieri, e si diceva: ma in fondo è meglio che non ci sia tanta gente, perché il fatto che appunto non abbiano potuto usare il treno aiuta a far sì che il pellegrinaggio sia più spirituale, sia fatto solo dalle persone che effettivamente lo vedono come, come una risposta al bisogno dello spirito. Ecco, questo siamo ai primi del Novecento. Ci porta a dire che evidentemente, il pellegrinaggio soltanto come sacrificio, soltanto come ricerca di spiritualità, è forse un modo per vedere questo fatto, probabilmente in modo estremamente astratto. Io voglio, e poi fare riferimento a un altro articolo che mi è sembrato molto interessante, quello di Fournier, in cui Fournier si domanda, diciamo, mio parere, in realtà noi cerchiamo di vedere spesso il pellegrinaggio come un momento semplicemente di solidarietà, no? Un momento di coesione. In realtà spesso nel pellegrinaggio e nelle feste religiose c'è conflittualità, conflittualità tra ceti sociali, conflittualità tra gruppi, e questo, per fare solo un esempio, lo possiamo vedere, per fare un esempio che a voi vi può essere facilmente accessibile, pensiamo a come la festa dei ceri, tutto sommato, sia una festa in cui c'è un pellegrinaggio appunto al monte e in cui c'è una conflittualità tra gruppi che fanno riferimento a santi diversi e che rappresentano gruppi sociali diversi. Ecco, questo è quello che vuole dire Fournier. Dice: ma come mai in realtà noi non vediamo questa conflittualità nell'analisi del presente? Forse non riusciamo a far valere questo sguardo comparativo anche sul presente. Ora, mi ha fatto pensare questa riflessione di Fournier, perché a mio parere gli elementi di conflittualità ci sono,
però sono probabilmente a livelli diciamo meno simili a questi classici a cui fa riferimento Fournier o a cui ho fatto riferimento io con l'analisi della corsa dei cieli. Per esempio, pensiamo al conflitto tra residenti e pellegrini o turisti. Certo, le città dove sono i grandi santuari sono città che sono cresciute, si sono arricchite, si sono valorizzate anche attraverso il pellegrinaggio, ma pensiamo a come i residenti in genere tendono a tenere distanti i pellegrini e i turisti, visti sì come fonte di ricchezza se vogliamo, ma visti anche come fonte di disturbo, come fonte di rumore, come fonte di innalzamento di prezzi, come di invasione. Anche il pellegrino che mi invade. E quando c'è un conflitto, noi in genere cerchiamo questo aspetto di non farlo vedere. Ovviamente le città in cui ci sono i pellegrini sono ben lungi dal mettere in evidenza questo aspetto e normalmente non si mette in evidenza, ma è pure un elemento di competizione. Un altro elemento di competizione è quello tra i territori per acquisire finanziamenti. È evidente che una città, finanziamenti nazionali, finanziamenti regionali, finanziamenti europei, se volete, è ovvio che una città in cui c'è un grande santuario cerca di far arrivare del denaro a sé, approfittando del fatto che c'è un grande santuario. Ma poi tutto bene, se non che i paesi vicini poi ovviamente non sono poi tanto contenti, perché poi insomma l'ammontare dei finanziamenti poi è sempre quello, o va da una parte o va dall'altra. Quindi c'è una conflittualità tra territori dove ci sono grandi santuari e dove arrivano i pellegrinaggi e quelli dove arrivano e dove non ci sono grandi santuari o non arrivano i pellegrinaggi, ma sono conflittualità che sono messe bene in evidenza, per esempio, in un articolo che qui non compare, quello di Patrizia Resta, che mette in evidenza come la valorizzazione di San Giovanni Rotondo attraverso il culto di Padre Pio e il santuario di San Michele Arcangelo, sempre in Puglia, nel Gargano, sempre in Puglia, nel Gargano, è diventata più evidente questa conflittualità con l'emergere della valorizzazione del santuario di Padre Pio. Quindi, come dire, il conflitto c'è, in genere non viene analizzato, ma c'ha ragione Fournier che probabilmente sarebbe bene che noi lo analizzassimo. Un'ultima nota per finire su un aspetto di cui pure parlava la professoressa Giacalone, che è quella del transnazionalismo. Sono partita col dire che in realtà l'idea che siamo, che la nostra è una società secolarizzata è più, fa parte più dell'immaginario che della realtà. Ma un'altra cosa che noi tendiamo a non vedere, un po' perché c'è difficile vederlo, che non è sotto i nostri occhi, e un po' perché non lo vogliamo vedere, è la religione dei migranti. Ora, se, come dice Parbuono, i cinesi svolgono una parte della loro attività religiosa in Italia e un'altra parte la svolgono in Cina, quella che la svolgono in Cina, che svolgono in Cina attraverso il pellegrinaggio, noi non la vediamo, ma sono più sempre dei cittadini che stanno in Italia con o senza il passaporto italiano, ma quella parte, come dire, di attività religiosa che viene svolta fuori dall'Italia, noi non la vediamo, come non vediamo l'attività religiosa che viene svolta attraverso il pellegrinaggio ai santuari dei marabutti degli islamici, come non vediamo e tendiamo a non vedere la religiosità dei migranti che si realizza in Italia, di cui parla qui Pozzolin con la festa di Nostra Signora de los Milagros della comunità italiana. Quindi io trovo che questo sia un libro appunto molto interessante
perché ci offre un'opportunità di riflettere su un fenomeno su cui troppo spesso indugiamo ai luoghi comuni. Quindi è un libro da leggere e su cui riflettere. Interessante che ci ha proposto. E adesso passo la parola a Monsignor Paolo Ghinetti, che ci parlerà di un aspetto particolare del viaggio, che è proprio il cammino, no? Che è una parte, no? Fondamentale poi ovviamente lo spostamento. E, chiedendomi se esiste una visione anche più attuale, postmoderna del cammino, possiamo dire, c'è un'identità chiave nei diversi cammini. E il suo intervento avrà, no, poi una, diciamo, focalizzazione particolare sul cammino di Santiago e si spiegherà perché lo scelto Santiago. Sì. Buonasera, scusate la voce, ma sono così. Ho scelto Santiago perché mi sembra emblematico proprio di questa risignificazione nel tempo contemporaneo dell'esperienza del pellegrinaggio. Di cosa parliamo? Dico due cose introduttive, no? Il cammino di Santiago è il cammino francese, parte dai Pirenei e arriva a Santiago de Compostela, dove dall'831 d.C. si venera il corpo di San Giacomo, scoperto in circostanze miracolistiche. Dal 1987 il primo itinerario culturale d'Europa. C'è però una rete di cammini in tutta la Spagna, dalla costa del Paese Basso dell'Asturie fino a Portogallo e l'Andalusia, ma c'è anche una rete di cammini che interessa la Francia, quattro grandi cammini, Parigi, Vézelay, Le Puy e Arles, e c'è una rete di cammini europei che comprende circa 60.000 km di vie. Ecco, parliamo di questo fenomeno antico, no? Dall'Ottocento, dal IX secolo. Ecco, questo fenomeno però ha conosciuto in questi ultimi anni, qui dagli anni 80, un significativo aumento quantitativo. Siamo passati dai 9.000 pellegrini del 1990 ai 330.000 di quest'anno, ai forse 500.000 del prossimo anno santo compostelano, che sarà il 2021. Quindi una presenza molto interessante, e quando parlo di pellegrini dico persone che hanno percorso a piedi almeno 100 km, la bicicletta, in bicicletta a cavallo almeno 200 km, quindi non tengo conto di tutto il flusso di turismo religioso che non ha compiuto questo minimo percorso. Sono dati questi rilasciati dall'ufficiale di peregrinazione, che è un ufficio statistica che rilascia la Compostela, che quindi traccia statisticamente tutto questo flusso di persone. Qui alcune statistiche, però la distribuzione per età, tra uomini e donne, a piedi in bicicletta, così significativo le nazionalità. A Santiago vanno ogni anno circa 25.000 italiani, che sono il 16% dei pellegrini stranieri, 25.000 italiani, forse anche qualcuno di voi ci è capitato. Ecco, uno studio dell'Università di Galizia, uscito quest'anno, dice l'impatto socio-economico del cammino, tra l'altro soprattutto in questo studio una parte interessante sulle percezioni da parte degli abitanti di questo fenomeno, però ovviamente non ne possiamo parlare qui. Dico quattro cose interessanti. La prima, che ogni pellegrino vale 2,3 turisti, cioè l'impatto economico di un pellegrino, anche se viaggia in condizioni di relativa essenzialità, ha un ritorno 2,3 volte superiore a quello di un turista normale. L'80% di questi pellegrini torna come turista. In Galizia questo flusso vale 1.200.000 pernottamenti all'anno, di cui il 13% negli ostelli pubblici, 55% negli ostelli privati, 32% in strutture commerciali, in alberghi. I posti letto del cammino francese erano nel 2009 poco più del 4% dei posti letto dell'intera Galizia, oggi sono l'8%, quindi si è raddoppiato il peso del cammino francese, e il 30% di nuovi posti letto creati in Galizia sono sul cammino francese. Quindi un fenomeno da un punto di vista numerico e anche commerciale molto interessante.
ci domandiamo perché, come mai, no? Dopo secoli di oblio, perché Santiago fino agli anni 80 totalizzava alcune centinaia di arrivi all'anno, no? Dopo secoli di oblio, nell'epoca appunto della scienza, della tecnologia, un antico cammino della fede attiri migliaia di persone a percorrere una modalità molto impegnativa, secondo un'esperienza che sembrava destinata, l'abbiamo sentito, sembrava destinata a scomparire. Come mai? Come mai? Ecco, e qui c'è un tentativo di una lettura contemporanea dell'interesse che faccio partire da questo libro, che giudico un pessimo libro, perché ha una visione laica, però dico, anche se è un pessimo libro, tra le cose interessanti, pensate quanto nei buoni libri ne possiamo trovare. Allora, che cos'è oggi un pellegrinaggio? È un viaggio che si fa per cambiare, cioè la categoria del desiderio di cambiamento è la cifra che spiega questo particolare fenomeno oggi. Leggo alcuni passi di questo libro, pagina 6. Cos'erano le 2 e 3 della notte? Ti sei alzato, facendo meno rumore possibile? Sei scivolato sul parquet con la cautela del fuggiasco o del soldato che sta per sortire un assalto di cui ignora l'esito? Hai guadagnato il corridoio, sei entrato nella stanza del computer, hai digitato 2 parole, cambio vita. Hai schiacciato Enter. È stato all'incirca il 200° risultato che è apparsa come un'epifania, una parola che ti aveva sfiorato alcune volte negli anni e a cui non avevi mai dato rilievo, Santiago. Ecco, il desiderio di cambiare vita innesca l'interesse per questa esperienza. Ma ci domandiamo come mai, cioè che cos'è che in questa esperienza innesca la possibilità di un cambiamento e che ne costituisce la ragione dell'interesse. Questo interesse che si alimenta di questa letteratura, che noi chiamiamo in gergo letteratura udeborica, e che è un genere letterario che esiste da letteratura odeporica, che esiste dal diario di Egeria 381 d.C., questa pellegrina in Terra Santa, che ha prodotto numerosissime pubblicazioni e che oggi vive non solo su carta, ma su internet, su smartphone, eccetera, i racconti dei pellegrini. Quindi, analizzando questi racconti, scopriamo che ci sono alcune dimensioni dentro l'esperienza odierna del pellegrinaggio che rispondono a questo desiderio di cambiamento. Questa lettura antropologica ci fa capire le ragioni per cui questa esperienza oggi viene scelta dal luogo contemporaneo. Quali sono questi fattori? Io ne ho, ne dico 7, poi naturalmente il numero simbolico lo potremmo trovare anche di più, ma questi sono i fattori più importanti. Il primo fattore è il distacco. Perché quando si entra nel tempo e nello spazio del pellegrinaggio si abbandona la vita di prima. In antico c'erano tutta una serie di rituali, non ultimo il fare testamento, oggi c'è un'altra serie di rituali che marcano questa differenza. Si entra in un tempo e uno spazio in cui si è persone diverse da quelle del quotidiano. Direi che è un passo. Che lo volessi o no, stavi per trasformarti in un pellegrino, nei 2 sensi che intendeva Dante, in senso stretto perché andavi alla casa di Giacomo, il primo apostolo di Gesù, ad essere martirizzato, in senso lato perché stavi per abbandonare la tua casa alla volta dei campi, per Agra, appunto, alla volta delle foreste, nelle quali avresti assunto non soltanto il nome di forestiero, ma anche quello di clandestino, di colui cioè che si sottrae alla luce del giorno. Stavi per diventare un pellegrino, un forestiero, un clandestino e ancora un viandante, colui che va per la via e che dalla via si fa attraversare in distacco un'esperienza altra. Secondo fattore, la fatica. L'esperienza del pellegrinaggio è un'esperienza di fatica, non solamente di fatica fisica, nel camminare con lo zaino, affrontare temperature e una pioggia, ma di fatica organizzativa, cioè si vive in un contesto disagiato, e questa non è solamente una circostanza tecnica, ma è proprio ricercata questo tipo di esperienza. È ricercata perché la fatica fa emergere aspetti della propria personalità e del proprio modo di relazionarsi con se stesso e con gli altri che nella vita quotidiana non riescono a venire fuori, e quindi può rivelare
possibilità di sé e degli altri finora inedita. Qui vi leggo un piccolo passaggio. In cammino, lo iniziai a capire, facevi attività fisica senza fare sport, ed era l'aria aperta il tuo ufficio. Il fuori era diventato il dentro, il camminare il tuo lavoro, un lavoro che non mirava al profitto ma al beneficio. La fatica e il piacere si fondevano senza poter capire dove iniziasse uno e finisse l'altra. Non camminavi per stare in forma, ma per trovare un conforto. Piacere, fatica, conforto. Se avessi eliminato un solo elemento, avresti perduto tutto. Terzo elemento, la solitudine. Nel cammino ci sono ampi spazi per rimanere soli con se stessi, cosa che noi abitualmente non facciamo mai. E naturalmente l'esperienza della solitudine consente il contatto con alcune dimensioni la propria interiorità, che innescano anche qui possibili visioni diverse della propria vita. Un cammino interiore che nella solitudine si compie e che spesso confluisce proprio in questo tipo di letteratura, in questo tipo di diari, che non sono più solamente descrizioni come quelle degli antichi, delle cose viste, ma sono soprattutto descrizioni di se stessi. Il cammino interiore. Avevi bisogno di raccoglierti in te, di scavare fuori altro tempo per pensare, e il cammino ti veniva incontro. È stato sulle Mesetas, questo altipiano della Castiglia, che hai diventato l'indirizzo del tuo stupore dall'esterno all'interno. I campi di grano castigliani non irradiavano i versi di Antonio Machado, erano silenti, erano complici del tuo raccoglimento dentro di te, tu e nuovi interrogativi. Perché camminare nella strada segnata? Perché tutte queste frecce gialle a indicarmi la via? E se uscissi dalla strada maestra, mi perderei nel mondo? Perché tornare alla vita di prima, ingabbiata alla scrivania, di fronte a uno schermo di cui non sento la mancanza? Perché non essere un nomade? Ecco, la solitudine e il cammino interiore. Terzo elemento, gli altri. Sembrerebbe, no, antitetico, ma non lo è, perché nel cammino l'esperienza dell'alterità è un'esperienza molto diversa, in cui l'altro non è più un concorrente o un estraneo, ma in qualche maniera è un solidale, un compagno, sia che accolga, sia che cammini insieme, sia che sorprendentemente venga incontro lungo il cammino. Per cui si rivaluta in qualche maniera il rapporto con gli altri e si scopre che degli altri noi abbiamo fondamentalmente e radicalmente bisogno. Anche qui una paginetta. La cosa che più ti ha colpito è stato l'ospedale in cui avresti dormito. Quanti eravate? Troppi. Eravate tanti anche la notte prima, però in quel momento hai osservato quella moltitudine di corpi in un altro modo. Così hai accettato l'invito di un gruppetto di pellegrini e ti sei unito a cena con loro. Dillo, non avere remore, la cena migliore della tua vita. Che cosa hai mangiato? Delle uova con strutto, una zuppa di latte e cannella in cui era stato bollito il pane raffermo, niente di più. E allora perché ricordi un senso di appagamento senza pari? Sembrava la gita della quinta superiore, le stesse complicità che passavano di letto in letto, le prime confessioni, molte parole che a dirle sembravano pronunciate per la prima volta. Quinto elemento, la meraviglia. Quando il pellegrinaggio consente di attraversare il mondo a 4 all'ora, mentre normalmente lo attraversiamo a 120 all'ora. Quindi è chiaro che questo modo di relazionarsi con le cose fa scoprire delle cose, qualcosa che noi normalmente non notiamo, e molto spesso in questi diari torna il tema della meraviglia, cioè il fatto di guardare il mondo, l'arte, la natura in maniera diversa, e questo ovviamente conferisce alla persona la possibilità di percepire se stesso, la propria vita, in maniera radicalmente diversa dalla quotidianità. Anche qui permettetemi una piccola citazione.
La mattina successiva hai camminato in un senso di stordimento, in uno stato di stordimento. Ti rendevi conto che lo stupore che provavi non ti permetteva di razionalizzare. Non avevi il tempo e la lucidità per approfondire troppe cose. Non avevi tempo di scrivere messaggi o mail. Ogni curva corrispondeva a un incontro inaspettato, un tuono che faceva deflagrare le intenzioni, i propositi. Dietro ogni curva si annidava una possibilità di vita nuova da realizzare. Ecco, l'idea che la meraviglia del paesaggio, delle cose che si attraversano, sia un elemento caratteristico. Questo è un politico di Giovanni Boccati nel paese piccolissimo di Belforte del Chieti, sulla via Loretana, che porta Loreto, e la meraviglia di trovare una faccenda di diversi metri quadri in una chiesa in un piccolo paese, per dire le cose che si scoprono andando in pellegrinaggio. Sesto elemento della tradizione, commento prima l'immagine, perché non si può fare più quella roba lì. Questo è il portico della gloria, la colonna centrale dove la mano appoggiata di milioni di pellegrini ha scavato il solco del marmo. Ecco, il senso che il passaggio di milioni di persone cambia, no? anche le pietre delle cattedrali, come attorno alla Santa Casa di Loreto c'è il solco lasciato dalle ginocchia dei pellegrini nello scalino marmoreo, no? Cioè, questo che dà il senso del che il passaggio di chi è venuto prima ha lasciato una traccia. Ecco, nel pellegrinaggio c'è la dimensione della tradizione fondamentale, cioè chi va a piedi sa che non è né il primo, perché molti prima di lui hanno fatto questa strada, né sarà l'ultimo, per cui sarà chiamato lui stesso a farsi in un certo senso narratore di questa esperienza che attraverso il passaparola crea un flusso ininterrotto di generazioni. E naturalmente, facendo questa riflessione, si entra in contatto con le motivazioni degli altri, cioè si assume il punto di vista di chi prima di te ha fatto certe cose. Di cui leggiamo un piccolo passaggio. Scendendo verso il passo di Bagneta, ti sei immaginato lì, il 15 agosto 778, al centro della battaglia tra Franchi e Mori, o tra Franchi e Vaschi, a seconda che si voglia stare più dalla parte del mito o della storia. Ti piaceva pensare ai pellegrini che poco dopo quella battaglia presero a battere i piedi sulla stessa terra che stavi battendo tu. Era l'idea di far parte di un largo e lungo fiume secolare a sedurti, un corso d'acqua in cui avevano bagnato i loro piedi milioni di donne e uomini, e pensandolo non ti sentivi solo, la tradizione. Ultimo ingrediente, la preghiera, ho chiamato la dimensione della trascendenza. Perché? Perché questi cammini veicolano in molte maniere un messaggio religioso, attraverso la simbologia, attraverso l'architettura sacra, l'arte sacra, le tradizioni, le feste. Cioè il pellegrino si trova catapultato in un mondo in cui i riferimenti religiosi sono particolarmente densi, si sono addensati lungo le vie di pellegrinaggio in un affastellamento secolare, no? Di interventi. Per cui la dimensione religiosa, che poi la meta in qualche maniera riassume e rappresenta, è una dimensione con cui non è possibile non fare i conti lungo questi percorsi. Molto spesso, appunto, anche l'accezione moderna di religione non istituzionale, che è stata già citata, costituisce comunque un elemento importante di questo processo di cambiamento. Quindi devo qualcosa di qui. La cattedrale, Santiago, era davanti a te, con la sua imponente facciata barocca coronata dalla statua di San Giacomo. La tradizione prevedeva una ritualità: mettere la mano alla base dell'albero di Giesse, questo non si può fare più, appoggiare la fronte su quella della testa del maestro Matteo, neanche questo, abbracciare il santo, questo si può fare ancora, inginocchiato dinanzi all'urna delle reliquie, infine la confessione, la messa, la preghiera di offerta. L'hai fatto? Se sei un credente l'hai fatto, ti sei forse sentito in pace. I riti in fondo servono anche a questo,
a placare le perturbazioni dell'animo, a ridurre ai minimi termini lo spaesamento. Quello che tu, credente o non credente, senza dubbio hai sentito, è lì dentro la gioia, ma anche fuori di essa. Ecco, la dimensione trascendente. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che oggi parlare di pellegrinaggio significa domandarsi in quale maniera l'uomo contemporaneo affronti questa esperienza, una maniera che ha dei legami innegabili con il passato, ma che è interpretata in maniera coerente con il tipo di domande e di aspettative che attraversano l'animo del contemporaneo, aspettative non tutte di segno religioso, ma che certamente con la dimensione trascendente religiosa hanno molto a che fare. Questa riflessione è importante non solamente dal punto di vista antropologico e ovviamente pastorale, ma è importante dal punto di vista economico, perché è ovvio che proporre queste esperienze vuol dire essere coerenti con questo tipo di aspettative che le animano. Grazie a tutti. Adesso il dottor Gianni Pimentini dell'Umbria. La regione dell'Umbria ha investito moltissimo sul tema dei cammini. A iniziare dal 2016, mi sembra che sia l'anno che il NIBAT ha dichiarato anno dei cammini, ma anche da prima, no? Là è stato, diciamo, un po' un aspetto, no? Che forse è simbolico, un aspetto, no? Che ha attirato l'attenzione particolare su questo tema, che comunque già era appunto nell'attenzione del nostro legislatore, no? Regionale. L'Umbria ha investito particolarmente su questo tema appunto del cammino, in particolare del cammino francescano, dando un valore, no? Economico a questo tema. La via di Francesco è una via, è un cammino che è cresciuto moltissimo in questi ultimi anni, c'è stato un grandissimo investimento. Anticipo solo una cosa che poi Gianluigi ovviamente sottolineerà, che è una cosa importante, anche il riconoscimento, no? Che l'ultima settimana, 10 giorni fa, a Cipro, no? La via di Francesco è stata riconosciuta come la migliore destinazione di turismo culturale sostenibile europeo. Quindi questo è una menzione, no? Un aspetto importante per l'impegno e per il valore che è stato dato a questo aspetto. Quindi il cammino di Francesco è sicuramente quel luogo in cui forse i pellegrini, no? Si avvicinano anche alla nostra regione. Non soltanto però con una dimensione certamente appunto religiosa, ma anche l'aspetto culturale, naturalistico, anche perché no, per esempio della gastronomia e quant'altro è fortemente presente. Certo. Grazie a voi per essere qui, grazie alla professoressa Di Salvo che è stata fra le prime a capire l'importanza di queste nuove forme di turismo, e grazie ovviamente a tutti i relatori che per lavorare, perché il mio punto di vista sarà a differenza chiaramente da chi studia, da chi come Monsignor Giulietti è un uomo di chiesa oltre che un pellegrino, chi poi ha dovuto fare l'operaio, mettere le mani in pasta per lavorare alla creazione di un cammino che in realtà in una regione in cui non c'era una traccia storica come quella raccontata dal Monsignor Giulietti. Allora, prima di tutto partirei con questo video, perché il tema è appunto turismo religioso e pellegrinaggio, interrogato sull'aspetto della fede. Passerei la parola a un pellegrino un po' speciale che io ho accompagnato nel suo cammino sulla via di Francesco, diciamo, dura circa 2 minuti, sarete stanchi ma cercherò di tenere il mio intervento brevissimo. Però lei questo cammino l'ha fatto per motivi religiosi o sportivi? Madre mia, mi
libertà. Secondo me la fede deve essere vissuta in libertà da ogni persona nel proprio modo personale. Non possiamo obbligare, costringere la persona a vivere la fede come noi lo vogliamo. La fede è come in una scala, in un percorso, anche come metafora, anche in un cammino dove pian piano cresce sempre di più se vogliamo farla crescere. In questo cammino ho incontrato persone con una fede, diciamo, molto alta, molto, molto credente, ma ho trovato anche persone, ho chiacchierato con, mi sono confrontato con persone che vivono la fede un po' come la vivo io, cioè fare comunque del bene, fare buone azioni, magari non si prega in continuazione, anche se anche in questo caso dipende sempre cosa intendiamo per preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oggi vivo la mia fede in un modo diverso di come la vivevo qualche anno fa e sono convinto che questo percorso, anche questo cammino, queste tappe, questi passi mi porteranno ad aumentare sempre più il mio livello di fede, e dalle persone che hanno un livello più alto del mio di fede mi aspetto veramente non tanto più rispetto, però una conoscenza, una sinergia che guidi queste persone. Invece molte volte secondo me si perdono un attimino, un po' accecate dal troppo credere, invece dovrebbero avere una sensibilità che gli altri non hanno, appunto prenderli per mano e accompagnarli a un livello superiore. Ok, ecco, vi ho voluto far vedere, partire da questa esperienza, che non vuol dire che tutti i pellegrini siano uguali a questa persona. Ho conosciuto Andrea, chiaramente lui ha un blog che si chiama Viaggi in Gamba, come avrete visto ha perso una gamba e ha fatto tutto il cammino dalla Berna ad Assisi a Roma, quindi circa 500 km. Su una gamba, chiaramente utilizzando le stampelle. Per me serviva un po' per raccontare anche il mio lavoro e la mia visione, come affacciarti da punto di vista mio, quindi di una persona che si occupa professionalmente di ripondere l'Agenzia di Sviluppo Economico della Regione Umbria, quindi che copre tutti gli aspetti dell'economia. Io lavoro precisamente al turismo, mi occupo di marketing del turismo. Come avvicinarsi a un tema come quello dei cammini di pellegrinaggio sia, ecco, forse non si sentiva prima, richieda una particolarissima sensibilità, dalla quale appunto prima di tutto mi sono dovuto confrontare, quindi con lo studio, con l'università, studiare appunto anche testi della professoressa Giacalone quando arrivai in Umbria a incontrare sul mio percorso, con Monsignor Giulietti, con quindi quella che è una delle figure, non solo Monsignor Giulietti è un uomo di chiesa, ma è autore di diverse guide, siamo coautori insieme della guida della Via di Francesco. Quindi capire e conoscere per andare a elaborare quello che poi è un'esperienza turistica, che però comporta tutta una serie di passaggi umani fortissimi. Allora, prima di tutto, velocemente, qualcosa di molto tradizionale nel turismo, la Via di Francesco, che cos'è? È questo cammino che parte dalla Berna, ma considerato il successo e anche l'interesse per questo cammino, in realtà parte anche da Firenze, arriva ad Assisi, o parte da Roma e arriva ad Assisi come meta. Un cammino che sostanzialmente in una versione classica di turismo tradizionale, no? Dovrei raccontarvi come un paesaggio unico, il paesaggio dell'Umbria, della Toscana e del Lazio, quattro sismeschi, villaggi medievali, penso che vi addormentereste se io utilizzassi questo diciamo approccio, ovviamente città, siti archeologici,
giustamente, come diceva la professoressa De Salvo, le comunità del cibo. Questi sono, è tutto un mainstream che sta sotto il cammino, che io posso poi declinare con il turista in diversi modi, ma quello che rappresenta l'identità, e qui forse uno dei primi concetti di cui vorrei parlare con voi, è proprio l'identità, che cos'è la Via di Francesco. Monsignor Giulietti ha espresso molto bene, ha raccontato da esperto, insomma, il cammino di Santiago. Mi ci ritrovo tutti quei sette elementi anche sulla Via di Francesco, ma vedremo dopo, vi svelo una parte che non molti conoscono della Via di Francesco. Cos'è la Via di Francesco? Quindi, dovendo io raccontarla a voi, che ovviamente siete studiosi del turismo religioso e del pellegrinaggio, beh, innanzitutto è un unico itinerario, quindi un tracciato fisico che unisce i principali luoghi della vita di San Francesco. Quindi, se io riprendo la mappa, tutti quei luoghi sulla mappa rappresentano luoghi in cui San Francesco ha vissuto o pregato. Questo è un elemento identitario fortissimo, perché innanzitutto dà l'anima, i luoghi di Francesco danno l'anima a questo cammino. E l'altro pandan, l'altro elemento identitario fortissimo del cammino è chiaramente la figura di San Francesco, la figura di un santo cristiano cattolico, una figura storica, un santo che ovviamente la cui vita è stata poi sottoposta, no, a diverse interpretazioni. Sapete, anche la versione molto new age di San Francesco, un po' hippie con la natura, quella non è una versione, diciamo, storica o scoperta, man mano avvicinandomi allo studio, precisamente attendibile, però è una delle versioni più diffuse. Quindi elementi identitari di questa vita, di questa via, per essere una via credibile, un cammino con l'anima, sono da un lato l'attaccamento alla figura di San Francesco d'Assisi, dall'altra esattamente, espressamente, i luoghi dai quali passa. Allora, innanzitutto un elemento completamente differente dal cammino di Santiago. Il cammino di Santiago è un cammino storico, sedimentato nel corso dei secoli, appunto, da un flusso continuo di pellegrini, come è accaduto per la Via Francigena. La Via di Francesco non è un cammino storico, quindi la prima cosa che una persona potrebbe dire: ok, è un fake, è un cammino falso, qualcosa di inventato per spendere soldi pubblici oppure semplicemente per attirare turisti. No, non è assolutamente così, perché, come vedete, io ho provato a dire, è un percorso di pellegrinaggio definito dal basso, cioè il primo che ha tracciato questo cammino, in realtà, e qui c'è un altro elemento particolare, non è stato neanche un italiano, ma è stato un olandese, Kees Rodeburg, che all'incirca negli anni 90 per primo ha unito con una penna, e poi andandolo a percorrere fisicamente per scrivere una guida, che è una delle guide più vendute in Olanda, Germania e Austria, unendo in rete questi percorsi. Da lì attualmente abbiamo circa 15 guide tradotte in differenti paesi, flussi che arrivano oramai da tutto il mondo su questo cammino. Che cosa ha comportato dal punto di vista mio, che appunto mi dovevo occupare di questo cammino? Innanzitutto non era un cammino storico, non potevo attingere alle fonti. Però, se vi ricordate che ho detto l'importanza di San Francesco e dei luoghi di San Francesco, non esisteva quella letteratura, come diceva Monsignor Giulietti, o De Poli, a racconti di viaggio, ma esisteva una grande, rilevante letteratura che descriveva i luoghi di Francesco. Il cammino di Francesco, ve lo dovessi raccontare in due parole, è un'alternanza di silenzio e rumore, di eremi e conventi. Chi cammina scopre la vita di San Francesco e la sua esperienza nel ritiro nei conventi, negli eremi, sono luoghi pazzeschi di una bellezza, solitamente con questo scoglio sacro che emerge dalla roccia, fondati su queste rocce. I conventi francescani, come naturale che immaginerete, sono nati dopo la morte di San Francesco. Questo è un elemento storico, vero e reale, di interesse per i luoghi di Francesco.
ovviamente affacciandomi a un itinerario che era stato già creato da autori principalmente stranieri. Anni 90 che è Rotterdam, a partire dal 2000 anche in Londra si sviluppa il sentiero francescano della pace, poi tutta una serie di autori italiani, della Sera Chiolico di cui passò Francesco, Cammino d'Assisi e via dicendo, tantissimi soggetti. Da un lato, qual è il vantaggio di un cammino nato dal basso, nato dalle guide e non imposto dall'alto, da una regione o da un governo anche, potrebbe ben essere? Beh, innanzitutto nasce dalla passione, chi descrive quel percorso ci crede ed è disposto a scegliere il percorso migliore per i suoi pellegrini, perché comunque da un lato diciamo brutale economico dovrà vendere una guida, ma nello stesso tempo chi scrive queste guide normalmente è un appassionato di cammini, quindi ha un occhio completamente differente. Vantaggi ulteriori della descrizione di questa nascita della via di Francesco dal Basso? Beh, innanzitutto la libertà di unire in rete i luoghi. Vedete, io ho scritto vantaggi creato senza fondi pubblici, il che dovrebbe essere un po' un controsenso per una persona che lavora per una società pubblica. Creato senza fondi pubblici vuol dire che quell'autore ha potuto unire i luoghi senza condizionamenti, senza interventi. Se io ho delle linee di finanziamento per un percorso, quel percorso dovrà rispettare delle linee magari nate in Europa, a livello nazionale. Lui ha potuto scegliere liberamente i luoghi più importanti, più significativi e per questo dare un'anima con questa selezione al percorso. Ovviamente le ricadute sono enormi e interessanti. Don Paolo diceva prima, l'impatto di ogni pellegrino rappresenta, secondo la statistica spagnola, equivale a 2,3 turisti. Quindi immaginate, chiaramente, magari su luoghi di Mecca di turismo religioso, come Cascia, come citava la professoressa Giacalone, o soprattutto in questo caso Assisi, potrebbero apparire anche rilevanti, ma per piccoli comuni appennici, per piccole comunità fondate anche sulla integrazione del reddito, cioè io faccio un lavoro magari da in un negozio, poi mi apro un bed and breakfast, poi ho un po' di terra e coltivo la lenticchia. Capite l'importanza di avere un flusso costante, destagionalizzato, quindi fuori dai periodi di massa del turismo, e le ricadute per piccolissimi comuni. Ovviamente i vantaggi sono stati importantissimi e li abbiamo affrontati anche qua in sinergia con Monsignor Giulietti. E ognuno traccia, ma se questa fila traccia un percorso francescano e quest'altro gruppo traccia un percorso francescano, voi lo segnalate rosso, voi lo segnalate bianco, voi dite di passare a destra, voi dite di passare a sinistra, l'effetto finale sul pellegrino, e con pellegrino intendo chiunque lo faccia a piedi, è chiaramente quello di confusione. Tecnicamente e sostanzialmente se non c'è un intervento pubblico, chi la fa la manutenzione? Siccome parliamo di tratti anche nei boschi, ovviamente il pellegrino non è più in condizione di camminare con sicurezza e soprattutto la comunità locale può essere non preparata. Quindi, vado velocissimo su questa che è un po' la mia parte di lavoro, no? Sulle azioni strategiche che abbiamo dovuto intraprendere per dare l'anima, ce l'aveva questo percorso, doveva avere un corpo unico, quindi definire un unico tracciato, cioè scegliere e crearsi anche sinceramente dei contrasti da questo punto di vista e conflitti. Chiaramente tutto ciò che è stato il piano anche di attività di comunicazione, Monsignor Giulietti, esperto, ci disse: a questo punto tocca fare una guida, la selezione di una casa editrice, aspetti che sicuramente forse possono essere meno interessanti, ma nella creazione di un cammino di pellegrinaggio come questo, sono tutti elementi e passaggi, il tracciato unico, la segnaletica unica, la pubblicazione di una guida, perché ovviamente se voi viaggiate, vi spostate e usate probabilmente principalmente il web o l'app, comunque dovete avere una fonte di informazioni e poi sul campo quando camminate degli elementi che non vi possibilmente non vi inducano a sbagliare. Io sono uno che si è perso pure sul cammino di Santiago, ma penso di essere uno dei pochissimi. Ovviamente dati possono interessare anche sicuramente, ovviamente infrastrutturare e creare una raccolta dati
sui cammini, questo sistema di cui parlava giustamente Monsignor Giulietti, che sposta oramai migliaia di persone, 350.000 a Santiago, 430. Quei flussi economici importanti ovviamente vanno mappati e registrati. In questo caso, e anticipo uno degli aspetti che sarà il secondo step, chiarita l'identità della via, la figura centrale di San Francesco, santo cristiano e cattolico, i luoghi, gli aspetti fondamentali del cammino, quindi la meta sacra, i luoghi sacri, i luoghi da visitare, i francescani e via dicendo. L'aspetto fondamentale era capire un ente pubblico per investire, per intervenire, ovviamente deve avere anche un interesse. E quindi la raccolta dei dati sui pellegrini, creata in collaborazione con il Sacro Convento di Assisi. Quando si arriva ad Assisi, e qui dico, racconto anche un aneddoto carino, quando si arriva ad Assisi si ritira, si presenta la credenziale, che è il passaporto, e si ritira il testimonium. Sì, è quello che voi farete quando vi laureerete, presenterete il vostro libretto e vi daranno il certificato di laurea dopo una discussione. Bene, poi attraverso quel certificato che viene dato si raccolgono i dati, i numeri, le provenienze e anche ovviamente i problemi che ci sono stati sul cammino, questo per migliorarlo di anno in anno. Allo stesso tempo nella foto, lo vedete, ci sono tre certificati e qui anche una novità, la via di Francesco è stato il primo cammino non solo a riconoscere l'attestato al pellegrino che arrivava, non solo a riconoscere anche a chi avesse fatto meno di 100 km, ma è stato il primo santuario che ha riconosciuto, chiaramente non in una chiave strettamente religiosa, ma ha riconosciuto che tantissimi pellegrini, stando il cammino di San Francesco, arrivavano con il cane. Una ragazza è arrivata con lo furetto sulle spalle, cioè una cosa abbastanza insolita che posso far sorridere. Beh, il Sacro Convento ha deciso di dare anche all'amico a quattro zampe un attestato, perché il pellegrino lo chiedeva. Quindi questa è una modifica forse dei tempi, lascio a, forse agli studiosi l'interpretazione di questi aspetti più... etologi e antropologi, giustamente. Banalmente, scorro velocemente questa parte. Numeri, il marketing o comunque per quanto dice il pellegrino, per quanto capisca le motivazioni eccezionali e l'importanza umana, il cammino lo fa chi perde il lavoro, molto spesso il cammino lo si fa quando hai un lutto, più banalmente potrebbe quando ti lascia il fidanzato o la fidanzata, cioè ci sono momenti, no, particolari in cui si fa il cammino. Una mia amica, io lo ricordo sempre, che la depressione, per uscire dalla depressione, quindi questi sono argomenti delicatissimi della massima sensibilità. Ovviamente l'idea che gestire questi aspetti non è compito direttamente di un ente pubblico, è capirli, conoscerli e infrastrutturare un tracciato che sia in grado di a ogni individuo di esprimere e fare la sua ricerca. Banalmente qui ci sono i dati sono estremamente positivi del cammino. Identità, ne abbiamo parlato, infrastrutturazione. Elemento fondamentale che è stata la motivazione della vittoria del primo premio nella categoria turismo religioso e pellegrinaggi, primo premio europeo con destinazione culturale sostenibile, è stata esattamente questa chiave di lettura. Se al centro c'è il pellegrino e c'è la figura di San Francesco, santo cristiano, da questo punto, al centro ci devono essere anche le comunità, le relazioni umane. Vi sembrerà banale, tutte le policy dell'Unione Europea parlano dell'importanza delle comunità locali, ma per un soggetto che lavora per una società di sviluppo economico che non ha direttamente rapporti con l'utente finale, col pubblico, con le associazioni, era un elemento di enorme novità. Quindi abbiamo affiancato tutte quante le associazioni che assistevano i pellegrini, garantendo a ciascuna di queste una visibilità, un protagonismo. Un'associazione, una persona, io stesso faccio parte di diverse associazioni, non ha fondi economici sicuramente, ma ha tempo libero da dedicare. Da lì è nato un processo partecipato e di partecipazione importantissima. Le associazioni, per esempio, cito soprattutto quella di Muglio, che ha fatto un lavoro eccezionale,
hanno creato un numero verde di assistenza per i pellegrini. Organizzazione questa significa dal basso, ma significa anche per me non benefit, non monetario, perché quelle persone, quelle comunità di Puglio, ma anche di Pietralunga, si vedono la sera, parlano, voi che forse vi occupate sicuramente di sociologia e di aspetti legati al sociale, potete capire anche l'importanza di questa attivazione locale senza guardare in alto, senza attendere soltanto che sia il pubblico a intervenire, ma l'auto-organizzazione. En passant, così che siamo verso la fine, però devo citare l'importanza strategica fondamentale delle relazioni con associazioni civili e religiose. Andando a toccare questi temi sensibili, era chiaro che non si poteva prescindere da un confronto con la Conferenza Episcopale Umbra o con tutte le associazioni appunto sul territorio, le diocesi, i parroci che accolgono lungo la via, perché uno degli aspetti fondamentali del cammino è anche questa tipologia di accoglienza data presso conventi e monasteri. Una accoglienza attualmente non disciplinata dalla legge, ma che è una delle parti fondamentali di un cammino nell'esperienza di un pellegrino. Soprattutto, io direi, non credenti, sono tantissimi non credenti che fanno questo cammino, sentono forse di più del credente la necessità di incontrare un parroco sul cammino. Io questo non me lo spiego, me lo spiegherà forse Monsignor Giulietti. I parroci si prestano a conversare fino alle 4 del mattino con queste persone. Immaginate un parroco di una parrocchia piccola che ha un milione di cose da fare, chiese da seguire, tutto quello che è la sua funzione pastorale, che resta sveglio e poi mi chiama e mi racconta quanto è stato bello incontrare un pellegrino. Senza, voglio dire, io non sono diretto, diciamo, impegnato nella parte religiosa, però lo scambio culturale, questo cammino, ritornando al discorso anche che faceva prima, buddisti, religioni, tutte le religioni sono presenti su questo cammino e lo fanno, incontrano un'identità chiara, come questa, in questo caso, è la religione cristiana, quella di San Francesco. A passare qui, identità della via, luoghi di Francesco, San Francesco, personaggio storico, l'importanza delle comunità locali, perché sanno mettere loro al centro le relazioni umane. Un ente pubblico è sicuramente freddo, non ha la capacità forse diretta di interagire, ma lo può fare attraverso le associazioni alle quali però non vanno mai sfruttate, ma va riconosciuto un protagonismo e un ruolo fondamentale. Chiaramente altri aspetti, sì, abbiamo vinto il primo premio come distinzione culturale europea sostenibile, è molto bene, ma la Via Francesco è inserita fra le buone pratiche di progetti Interreg, di diversi progetti europei. Perché? Perché da questo fenomeno di pellegrinaggio nascono ricadute anche sociali, come convincere le persone a utilizzare meno la macchina e muoversi anche in una forma di mobilità dolce, a piedi o in bicicletta. Questo ce lo dimostra il caso di Foligno, che ha fatto uno studio su questo genere. Soprattutto, attenzione, questa è l'ultima parte, quindi mi avvio alla conclusione, la gestione sostenibile del patrimonio culturale. Sul cammino legato a San Francesco, quindi un santo che per sua natura ha un rapporto con la natura, no? Dal cantico delle creature in poi, con diverse chiaramente interpretazioni di questo rapporto di San Francesco con la natura, era fondamentale porre al centro una gestione sostenibile del patrimonio culturale. Questa via, attraversando luoghi appenninici, piccoli borghi, ovviamente ha un incontro a tutto quello che è il nostro patrimonio cosiddetto minore, forse direi meno noto, piccole chiese, conventi, abbazie. Questi luoghi stanno avendo una nuova vita, sia da un lato per l'accoglienza, per il recupero di quell'antica funzione. Quando avete visto il video, la lavanda dei piedi, che è una tradizione fatta dalla confraternita di San Giacomo a Perugia, che è la sede a Perugia, e che gestisce l'eremo di San Pietro in Vigneto a Guglio, beh, quel luogo sarebbe stato un classico edificio lungo un itinerario periferico abbandonato, con un costo però per la comunità, con un costo per il pubblico o per la diocesi per i proprietari. Quel luogo, accogliendo i pellegrini, riesce ad avere una sua vitalità, non solo
religiosa principalmente e sociale, ma anche economica, una sostenibilità. La ricaduta enorme sui piccoli comuni nell'orgoglio della comunità. Mi ricordo quando abitavo appunto a Cascia, in Valerina, mi dicevano: ah, ma noi non abbiamo il Caravaggio, non abbiamo Leonardo, noi non contiamo niente. Quando invece vedi che le persone delle piccole comunità, Pietralunga, piccole città, piuttosto che Piedilungo, il lago di Piedilungo, sono orgogliosi, io sono sulla via di Francesco e riscopro il mio patrimonio, beh, anche quelli sono benefit non economici ma sociali importantissimi. Infine, un cammino porta stranieri, porta nuove idee. Parlare di accessibilità è un tema molto complesso, un tema su cui tutti quanti vogliono parlarne, ma raramente si interviene direttamente. L'esempio che avete fatto, visto del video di Andrea Di Vincenzi, bene, abbiamo saputo che adesso ci sarà uno sponsor privato, un grosso sponsor privato, che finanzierà l'apertura della via di Francesco, la resa accessibile, la creazione cioè di una guida, di una... Accessibilità significa scegliere gli alberghi dove le persone con bisogni speciali possono andare, definire un tracciato aperto a loro. Quindi la via è qualcosa, come si diceva, no? L'Europa, quella citazione di Goethe, si è formata sulle vie di pellegrinaggio. Una via crea uno scambio culturale, sociale, economico che arricchisce e cambia. Se io andavo come impiegato, diciamo, non come dipendente, vado a parlare di accessibilità, beh, non so se posso essere ascoltato, perché è un tema, tutti mi diranno, sì, certo, è importante. Il fatto che lui, Andrea Vincenzi, abbia fatto, è stato seguito mediaticamente tantissimo, ha avuto un grandissimo successo, anche perché poi lui fa anche di professione il mental coach, quindi la guida un po' da questo punto di vista, quindi ritornerà nelle scuole, ritornerà anche a Perugia, potrebbe essere carino invitarlo. Beh, grazie alla sua visibilità data da via di Francesco sarà possibile attivare anche un nuovo sviluppo della via stessa. Da questa, vabbè, piccole soddisfazioni culturali, adesso quando Paolo mi guarderà, ma comunque la via di Francesco, un cammino che non esisteva, è stato riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali, che nella passata legislatura ha, diciamo, e purtroppo servono anche quelli, no? Accantonato nella fase iniziale 20 milioni, ma parliamo di circa una decina di milioni per interventi infrastrutturali sulla via di Francesco, che speriamo siano presto attivati e messi in campo. Quindi da questo nasce un po' la mia passione e il mio orgoglio del lavoro fatto con il signor Giulietti, ma con tutte le comunità, nel creare una via nuova, che abbiamo detto che in realtà era stata inventata dal basso, ma nell'aiutarla a strutturarla e a crescerne. E con questo concludo. Grazie a tutti quanti, non so se c'è qualche domanda, qualche curiosità, qualcosa che volete chiedere. Niente, va bene. Allora, grazie della vostra attenzione e buona serata.